Bene così ragazzi, allora e ragazze, ecco qui il vostro Diablotex pronto a continuare senza perdere ulteriore tempo. Ci siamo fermati da qui e giustamente da qui si riparte, da qui si riparte ragazzi. Allora vediamo un attimino. Allora io devo vedere se riesco a fare un'altra. Ok, bene così. Vediamo un attimino qui, perché ora ci sarà veramente a divertirsi qui. Eccoli qui, allora. Qui ora con gli scudi bisogna vedere un po' come fare. Vediamo un po', forse ho capito, forse. No. Ecco, bisogna giustamente andare da dietro, perché con lo scudo cosa vogliamo colpire? Con lo scudo avanti non possiamo di certo colpire nessuno, Beh, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ottimo, così possiamo proseguire. Per il momento ancora pochi nemici, ragazzi, devo dire, veramente pochissimi nemici, ma tranquilli, arriveranno, non è che mi lasciano in pace in questo modo, arriveranno, voi non vi preoccupate. Che proveranno a farmi il culo comunque. E ora? E ora? Ok. Bene. Ho capito cosa devo fare, ho capito, dai. Ecco qui. Perché mi salta? Perché? Perché mi deve saltare? Mi dite perché? Allora, uno, due. Calmi. Calmi tutti qui, calmi tutti. Oh, calmi tutti ragazzi, tutti calmi. Voglio tutti calmi, Wow, avete visto che bordello? Avete visto o no? Avete visto che bordello? Andiamo. E andiamo. Calmi, calmi, calmi. Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace. Oh, mi piace far casino in questo modo. Mi piace molto. Devo dire molto. Oh, e adesso ne escono a bizzeffe. Sono convinto. Sono convinto di questo. Ecco, arrivano anche questi qui con gli scudi, Eccoli qua. Vediamo se riesco a continuare la combo. Sì, la devo continuare a tutti i costi, perché devo continuarla. Eh sì. Vabbè che ci sono pochi nemici qui, quindi non so. Ah, ecco, devo pulire la spada, altrimenti il danno è minimo. È minimo il danno, vabbè. Se non pulisco la spada, da sangue infetto, diciamo. Bello, cosa succede ora? Un'altra boss fight subito subito, veloce, non credo. Spero di no. Spero di no, ragazzi, veramente spero di no. Ho appena iniziato il gameplay, un'altra boss fight sarebbe un po' devastante, diciamo, Ma giusto un po'. Do. Target wa? Ya. Chika ni kichatta mitai. Wow. あやの機械音チップリがすごいわ。ちゃんと押したはずなんだけど。女の死体。死体?ナースじゃないの?いや、黒い服を着た白い髪の。ちょっとレイ、今笑うとこ?何のヘマしたんだろうね。その様子、すっごい見たいんだけど。 Bene, bene, allora ci viene indicato giustamente di proseguire in quella direzione, però tranquilli che vedete qui bisogna rompere comunque gli oggetti, perché vi possono rilasciare delle cose che vi possono essere utili, no? Quindi rompiamo tutto, vabbè. C'era poco da rompere, quindi andiamo avanti, ecco.
Però qui ci sono altri oggetti da distruggere. Attenzione. 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 Allora. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un attimino qui. Allora, io vorrei innanzitutto fare una cosa qui nello shop, no? Qui troviamo giustamente tre anelli. Questo qui è l'anello, insomma, della vita, no? Che aumenta un po' la mia vita nel personaggio. Questo è l'anello della potenza di attacco, quindi aumenta un po' l'attacco. E questo è l'anello della difesa, insomma, il terzo. Quindi io vorrei acquistare questo qui che mi aumenta un pochettino la vita. Bene, grazie. E magari riuscire anche ad equipaggiarlo, eh. Vediamo un po'. Ecco qui. Equipaggiato, e come si può ben vedere, aumenta, anche se di poco, un po' la vita del mio personaggio. E ora possiamo tranquillamente proseguire. Ai ai ai, questo cosa vuole? Cosa vuole questo? Cosa vuole? Vediamo un po' cosa vuole. Ma cos'è questo qui? Mitsurugi Soul Calibur. Forse l'ho pronunciato male, vabbè. Questo qui credo sia un po' incazzato, diciamo. Ma giusto un tantino, giusto un tantino. No, no, devo... Ho già capito. Ragazzi, il sistema è sempre uguale. Diciamo che ha delle meccaniche stile Sekiro, no? Quindi... Bene. Oh, dov'è? Maremma. Maremma. Che casino. Ah, forse deve andare proprio così la situazione. Forse deve andare in questo modo, perché era in maniera assurda. Bello, ragazzi, ora. Innanzitutto trofeo sbloccato, che è ancora più bello, anche se di bronzo. Ma ora ci divertiamo. Ecco, ora credo che posso affrontarlo, eh. Ora credo, mancava giusto un qualcosina all'appello qui, eh. Ok. No. Ok, adesso sì. Ora mi piace. Ora li sto facendo male abbastanza, No. Andiamo. Andiamo. No. Vai. Facciamolo fuori.
Aya nano ka? Ah, kusso. Nante koto da? Tōsan, zutto doko ni itta no ka to? Hontou ni sumanai. Tōsan, kuru na. Mata itsu? Imichi ga bōsou suru ka wakaranai. Aya. Katte da ga kiite kurenai ka? Ore wa zutto Tsubaki o koroshita yatsu o oi tsuzukete kita. Bello. Soshite tsui ni mitsuketa nda. Tsubaki o koroshita no wa onaji Imichi zoku no Eva toyu onna datta. Sono onna wa Tsubaki no shinzō kara chikara o ete Saki o ayatsutte iru. Saki o? Dou yara Saki wa Imichi zoku no shinzō o tsukatta gishiki de Tsubaki o ikikaerase you to shite iru rashii. Sono shinzō o eru tame Saki wa ore to Aya ni yaiba o mukeru tsumori da. Naruhodo ne. Aya, omae ga Saki o imouto o tomete kurenai ka? Atashi ga Saki o? Atashi o korosou to shiteru yatsu o korosazu ni tomero tte iu no? Ima made tamatteita koto o yurushite hoshii. Jitsu wa omae to Saki wa chi no tsunagatta shimai nan da. Nande? Imasara sonna koto? Imichi zoku no shimai ni wa tatakau sube o minitsuke sasete shiai o shi ikinokotta hō o atotsugi ni suru narawashi ga aru. Da ga ore to Tsubaki wa futari o mamoru tame ni chi no tsunagari ga nai shimai toshite itsuwatta no da. Sonna koto ga? Hito wa shindara ikikaeranai. Shisha ga ikikaereba hito o kurau bakemono ni naru dake da. Ore wa Tsubaki no sonna sugata o mitaku wa nai. Kyū ni ironna hanashi o kiite mo nattoku dekinai shi Saki o korosazu ni tomeru nante yakusoku mo dekinai. Kedo atashi ga Saki no tokoro ni mukau tōsan wa yaranakia ikenai koto ga aru ndesho. Sumanai. Tōsan! Hayaku yuki, Aya! Itsumo omae tachi no koto o omotte iru. Bene, bene. Comunque ragazzi, credo che la pronuncia giusta era Mitsurugi, se non sbaglio, eh? Oppure Mitsurugi, vabbè. Comunque ho notato una certa somiglianza, quindi vediamo un po' ora si alza il livello qui, eh? Tre punti che dove li vogliamo piazzare? Non lo so. Magari nella difesa. Facciamo due in difesa, uno qui, vai. Allora, si continua per un altro tantino sul gameplay, poi interromperemo anche questo gameplay, ragazzi. Comunque il gioco veramente molto, molto, molto valido, eh. Devo dire molto valido. Omae ni kore o. Omae nara tsukai konaseru hasu da. Tōsan. Ok, quindi L2. Tōsan ga motteta nito. Doppia spada, ragazzi. Aya, shop o kakunin shite mite. Totte oki no atarashii item o ryūka shitoita kara. Spada singola o doppia spada? Ora si inizia a ragionare. Con L2 faccio il cambio da spada singola a doppia spada. Doppia spada, ragazzi, inizia a vedere il suo stile, eh. Vediamo un attimo una cosa qui nelle combo. Giustamente sono le combo a doppia spada ora.
Allora, quindi questa combo qui la posso abbinare giustamente a questa. Ok, allora, uno. Proviamo un attimino, eh. Proviamo un attimino. Uno. Aspettate. Uno, due. Ed ecco qui. Bene. Bene così. Andiamo. Vediamo adesso come sono. Vabbè, allora ragazzi. E allora ragazzi, vabbè, non aggiungo altro. Una figata assurda. Ok? Vediamo un po'. Vediamo un po' qui, eh. Bene, bene, benissimo. Vabbè. Uno, due. E puliamo le spade. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Rompiamo tutto qui. Veramente rompiamo tutto, eh. Veramente bisogna spaccare tutto, eh. Vediamo un attimino, fermi. Devo star fermo io. Capito, va. Distruggiamo tutto a modo mio qui. Con la mia doppia spada. E beh. Bello, mi piace. Mi piace ora. Ora mi piace. Ora si espande qui, ragazzi. Ora si espande tutto. Si espande tutto. Wow, che bello, che bello. Ok, vai. Le spade, ricordatevi che devono essere sempre pulite dal sangue, altrimenti fanno meno danno, eh. Ricordatevi questa piccola... Questo piccolo consiglio, diciamo, ricordatevi. Ok. Allora, da che parte devo proseguire? Di qua. Ok, ora. Cosa c'è? Cosa c'è ora? Ai ai ai. Ai ai ai. Con due spade ha tutto un altro stile, ragazzi. Con due spade ha tutto un altro stile, Mino. Sembrerebbe che non ci sono altri oggetti da rompere, diciamo. Ecco, lì giù, qui qualcosina c'è. Qualcosina qui c'è, ragazzi, eh. Bene. Ok. Un attimo solo, vedete? Bisogna rompere tutto perché non si può sapere dove poi sono nascoste, insomma, nascosti, insomma, gli oggetti che ci possono essere utili. Vai. Innanzitutto tira fuori la doppia spada, vai. Ok. Bene così, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo benissimo così. Stiamo calmi. Stiamo veramente calmi. Vai, si prosegue. Qui si fa interessante. Qui veramente, ragazzi, si fa molto interessante. Ma molto, eh. Ma veramente molto. Anche se, vabbè, giustamente anche un po' normale che, da come vedo, con la doppia spada, diciamo, si sporcano un po' più prima di sangue. Quindi, ma è normale, ragazzi. Che giustamente sono due lame e accumulano prima il sangue infetto, diciamo, ecco. Bisogna pulirle un po' più spesso, ecco, questa è la questione. La questione è soltanto questa, ma va bene tutto il resto. Va bene tranquillamente tutto il resto, ragazzi.
Calmi, calmi. 196, 210, vai. Bene così, vai, andiamo, andiamo. Si continua con la combo. Se escono altri nemici, altrimenti... Eh no, credo che ora i nemici sono finiti, quindi la combo andrà a farsi benedire. No. Aiuto. Vediamo un po' così, eh. Insomma, dai, ci siamo fatti rispettare, eh? Ci siamo fatti rispettare, ragazzi, ci siamo fatti rispettare. Allora, allora, sì, sì, questo qui è da rompere anche questo. Ok, non c'era nulla, ma si capiva che era da rompere. Allora, visto che un po' di energia mi manca, no? Io voglio provare, l'ebbrezza di usarne uno. Ok, vedete, quindi si usa lì nel menu. E vi ricaricate un po' di energia, perché l'energia, ragazzi, serve sempre, serve in continuazione. Andiamo qui, andiamo in questa direzione. Bene, bene, bene. Che bordello, che casino che ho fatto. Ho fatto un bel casino, eh. Questo non mi dà nulla, ma va bene uguale. Cosa fate? Ma cosa sono questi qui? Diciamo i cani degli acchiappi fantasmi dei Ghostbusters? Non lo so, boh. Vabbè, l'ho buttata lì, l'ho buttata lì un po' in simpatia. Allora, allora, qui bisogna proseguire ancora un bel po', Credo che tra poco ci sarà un'altra boss fight. Diciamo, questo presentimento la butto lì un po' così. Ma adesso un altro corridoio. Da che parte? Di là? No, devo andare dietro. Sì, sì, sì. Bene. No, allora, da come ho ben capito, gli oggetti che si possono rompere sono un po' più chiari, da come ho ben capito, eh. Ah, lottatore di sumo? Un po' avariato, però, eh. Un po' avariato. Vai. Vai, andiamo così, ragazzi, andiamo così. E andiamo così, vai. E ora sto colpendo in maniera molto bestiale. Calmo. Deve star calmo però il ragazzo qui, eh. Beh, ragazzo, per modo di dire, sembra che ha 900 anni, vabbè. Sì, 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 vai in modalità berserker qui. E ora? E ora, ragazzi, ora bisogna farla tranquillizzare un po', Calmi tutti. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro, ragazzi. Eccolo qui, è andato, È andato. Andiamo, andiamo, andiamo. Wow, che bello, che bello. Ecco, mi stavo dimenticando di pulire le spade. Le spade, perché ora sono due, quindi giustamente le mie due lame. Calmi tutti, calmi tutti. Vai, ne manca uno, ne manca uno. Solo tu manchi. Sembrerebbe, poi magari non è così. Magari avanti ci sarà ancora qualcuno da distruggere, ecco, va bene? Un po'. Eh sì, infatti c'è ancora qualcuno, perché qui ancora mi arriva il passaggio. Guardate qui dov'è. Guardate qui dov'è. Ora possiamo andare? Yeah, ora possiamo andare, ragazzi. Ora si può andare. Wow. Puliamo anche le spade, perché bisogna pulirle. E beh, in che direzione? Di là, ok. Qui sembrerebbe non ci sia nulla. Bene. Io vado, Voi non vi preoccupate, perché adesso qui, secondo me, ci sarà un'altra boss fight, Perché lì c'è qualcuno che si fa un pisolino, Sapevo io. Sapevo io. Tobira no yona mono ga mieru kedo. Dame ne. Hoka no michi o sagaso.
Ragazzi, vado a svegliarlo? Vado a svegliarlo? Però non posso ancora svegliarlo lì, diciamo, eh. Andiamo di qua. E tanto è l'unica direzione che posso fare. Che devo fare? Non posso fare altro. Ok. Ci sono dei nemici qui, ma io voglio vedere. Vabbè, no. E beh, ora con la doppia spada qui, doppia lama, ragazzi, un altro livello, eh. È veramente un altro livello ora. Ecco qua. Vediamo un po'. E andiamo. Fuori uno e fuori due, ragazzi. Ok, avete visto? Fuori uno, fuori due. E ora io vado avanti. Vado avanti non per molto ancora, eh. Non vado avanti per molto ancora. Tranquilli. Aia, sì. Allora. Bene. Bene così, vai. A primo colpo ho fatto tutto, ragazzi. A primo colpo. Però devo essere un po' più concentrato qui, eh. E andiamo così, vai. E andiamo, ragazzi. Che ora mi gaso. Comunque ha un qualcosa da Sekiro di questo gioco, eh. Eh sì, in maniera anche leggera, però comunque c'è, eh. Ce n'è, veramente, ragazzi. Calmi. Maremma, ne escono troppi, eh sì. Ora ci divertiamo. Vai, distruggiamo tutto. Tutto e tutti, allora. Tutto e tutti. Maremma. Attenzione. Vai. Ora mi diverto. Loro si divertono un po' di meno. Io mi diverto un po' di più, eh. Diciamo, ora li facciamo a fettine, beh. Ora credo sia il momento giusto per farli a fettine. Andiamo. Vai. Bisogna colpire in questo modo, ragazzi, eh sì. Bisogna colpire in maniera dura e concreta, eh. Allora, vai. Ce l'ho fatta, ragazzi. Sono riuscito a portare a termine anche un'altra missione. Non ci credo. Ok, credo che sia concluso il... Vai, grado B, che è il grado più alto che c'è. Maremma, per poco non sono salito di livello, ma veramente per un tantino, ragazzi. Veramente per un tantino. Vabbè, è andata così. Diciamo che va comunque bene. Allora, io direi di concludere qui il gameplay per quanto riguarda questo gameplay, insomma. Spero che vi sia veramente piaciuto. Ah, vedete qui come brilla il dettaglio? Brilla perché giustamente ho indossato l'anello e quindi giustamente brilla. Però magari prima di chiudere... No, vabbè, dai, va bene così, dai, lasciamo il gameplay in questo modo. Allora, ragazzi, il gameplay, come si può ben vedere, si conclude qui. Io vi ringrazio di cuore a tutti, come sempre, perché il vostro supporto è importante per darmi voglia di continuare sul mio canale, ma la voglia c'è sempre stata e ci sarà sempre, su questo non ci sono dubbi. Io vi ringrazio veramente di cuore a tutti per questa pazienza, insomma, che portate nei miei confronti, ma va bene così. Quindi il gameplay lo chiudiamo qui, ci sentiremo con altri gameplay... E ne porterò veramente ancora tanti. Qui andremo avanti fino alla fine della serie, giustamente.
non so il tempo che mi ci vorrà, ma comunque si andrà avanti. Quindi un salutone a tutti al vostro Diablotex, appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce, alla prossima, un abbraccione da parte mia, ciao!